Oggi vi svelo un trucchetto per fare brillare i vostri disegni. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sì, vi svelo un trucchetto che un trucchetto non è, è un mezzo per fare un mezzo tecnico per fare brillare i nostri disegni a matita. Le matite colorate ci danno spesso grandi problemi di stesura. Molto spesso il supporto non prende la matita come noi desideriamo che prenda, lasciando quei fastidiosissimi puntini bianchi che tanto deturpano e non rendono reale, diciamo così, il nostro disegnato. E allora, per far sì che i colori siano brillanti, che si vivacizzino, che basti un semplice passaggio di colore per rendere vivace un disegno, per fare tutto questo occorre una semplice matita. Sì, una matita, ma una matita blender. I blender sono delle matite con una mina in colore che, passata su un foglio bianco, non ha nessun tipo di colorazione. Però passata sul colorato, su quello che noi abbiamo disegnato e colorato, vivacizza in maniera incredibile tutto il nostro lavoro, donandogli un aspetto realmente vivido, realmente veritiero, realmente brillante. La matita che vedremo oggi all'opera è una matita della Lira e appunto si chiama Splendor, è il blender della Lira e questo blender è davvero eccezionale, uno tra i più buoni che io abbia mai provato. Sto aspettando di riceverne un altro di cui vi parlerò, spero molto presto, non appena mi arriverà in casa. L'ho ordinato perché in Italia non si trova facilmente e quindi lo aspetto. Con 1,50€ potrete far performare i vostri disegni in maniera eccezionale. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come funziona il blender della Lira. Ed eccoci pronti per provare la nostra blender, che nel nostro caso è una Lira Rembrandt Splendor, una bellissima matita blender che è della marca Lira, una famosissima e ottima marca. Allora, proviamola e la sto provando su una carta semiruvida che è un blocco fabriano ed esattamente il tecnico 6, carta da disegno ruvido come potete leggere, che non ha una ruvidità molto accentuata e che ha una buona grammatura. Allora, esattamente vi dico subito, è un 220 grammi di carta. Ora vi faccio vedere con un semplice sample cosa fa questo Splendor Rembrandt della Lira. Come dice la parola stessa, la Lira ha chiamato il suo blender Splendor proprio perché fa splendere le matite. Adesso guardate, io faccio una cosa semplicissima, do una gradazione di colori, vedete, sto passando molto leggermente il colore. E tra le altre cose, sì, lo innesto l'uno nell'altro, ma non sto curando particolarmente il fatto di nascondere la granulometria del foglio. Vedete che tutti gli spazi bianchi rimangono? Perché a questo sarà preposto il mio blender. Proprio, ho passato malamente una gamma di colori. E adesso vediamo cosa fa il blender. Lo prendo e faccio metà striscia col blender e metà no, passandolo sul colore. Cosa fa? Lo miscela, lo compatta e lo fa brillare. Capite bene che così facendo, per esempio nell'esercizio di un disegno, voilà, fate la base con questo e poi sistemate il tutto con il blender e la cosa verrà sicuramente molto più semplice e il lavoro verrà di gran lunga agevolato. La particolarità del blender rispetto ad altri medium, magari liquidi, è che non inficia la materia del colore. Diciamo che il colore a matita rimane un colore a matita in nostra disponibilità. Cosa significa? Significa che se io voglio cancellare
cancellerei esattamente come la parte che non ho passato con il blender. Vedete, scolorisce nella medesima maniera. Quindi reagisce esattamente, continua questa parte qua a reagire esattamente come i normalissimi colori a matita. Unica avvertenza nell'usarlo: quando dovete passare ad un altro tono di colori, mi raccomando, scaricate la punta del colore precedente in eccesso, se no porterete questa gradazione anche sulle sfumature che magari non presentano questo colore. E allora, spero di avervi dato una bella dritta e un bel suggerimento. Io questa l'ho pagata poco meno di 1,50 euro, quindi come blender costa poco, come potete vedere è molto efficace, è di un'ottima marca, quindi se volete qualcosa che compatti il vostro colore, che vi aiuti a farlo brillare, che dia un tono più professionale a quello che è il vostro modo di passare il colore, senza stare lì ore e ore a sovrapporre, perché noi possiamo arrivare a questo con la sovrapposizione sistematica del colore piano piano, non è che non ci si possa arrivare, però naturalmente passa un bel po' più di tempo. Invece col blender la situazione si sistema proprio in un lampo, come potete vedere, e tende a dare al colore una compattezza e una vivacità che altrimenti dovreste procurarvi con molto 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 più lavoro e molti 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 più passaggi di matita. Spero di aver dato una dritta a coloro che disegnano da poco, invece una sicurezza nel poter suggerire questa matita che è molto molto buona a coloro che cercano un blender che costi poco e che sia veramente valido. E buon disegno splendente, compatto e vibrante a tutti! Visto che bella matita, visto che bell'effetto, molto presto lo useremo per fare una farfalla. Vi dico già che l'ho fatta, quindi uno dei prossimi video sarà una farfalla che verrà vivacizzata dal nostro blender della Lira, quindi lo Splendor. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su e dopo passateci su un blender per vivacizzarlo e farlo risplendere del vostro amore. Quindi condividete il video sulle vostre pagine Facebook e se conoscete dei blender molto buoni, lasciateli scritti qua sotto tra i commenti, in modo che chi legge potrà avere dei vostri suggerimenti se siete avvezzi all'arte del disegno. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Due Cuori Una K con Gabriele, che sta diventando piano piano quasi un tre cuori e una cappa, e su Ombretta, dove invece sono sola e spero di farvi tanta compagnia indipendentemente dall'arte con altri argomenti. Io vi aspetto sempre sugli altri miei social, sulle pagine Facebook, su Instagram, cercate Arte per Te, e naturalmente vi aspetto qui per il prossimo video con una recensione fantastica, già ve lo anticipo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!